Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Ita. Allora, ho pescato un po' e devo dirvi che è veramente molto estenuante stare a aspettare che il pesce abbocchi e poi tirare su e tutto, per cui vi farò vedere solo quest'ultima scena. Allora, abbiamo preso... Dov'era? Non mi dite che è qua dentro. C'è tanta di quella luce. Comunque non sono ancora cresciuti, come vedete. Allora, abbiamo preso la bellezza di 6 pesci normali, 4 salmoni, una scodella e un pesce pagliaccio. E io volevo prendere il pufferfish, il pesce clown, il pufferfish, il pesce palla, proviamo l'ultima volta, per fare la pozione per resistenza sott'acqua, la water breathing. E serve quel pesce apposito. Quindi, questo qui va cotto. Questo qui anche. Questo qui non so proprio cosa ci possa fare. La dico sulla verità. Perché so che, cioè, ho visto, appena, ecco che arriva. No, me lo sono lasciato scappare. Ma guardate. Più o meno sono stato un giorno a pescare. Sì, di Minecraft. Quindi quasi 8 minuti. Sì. Ho combattuto contro un po' di mob per farmi. Ho preso questi drop, non mi ricordo cosa avevo la volta scorsa. Per farmi due stringhe, che me l'ha dato un ragno alla fine, per la canna da pesca. E adesso magari veniamo. Veniamo a sapere che ce l'avevamo già. No. Mettiamo via anche la scodella. Sì, qua? No, nel legno. A parte che non è tanto legno, comunque. Poi il pesce crudo lo mettiamo qui. E il clownfish non so proprio cosa ci posso fare. Cuocerlo? Magari sì. Mettiamo un bacchettino. No, non si può cuocere. No, non si può cuocere. Quindi... Non so. Proviamo a mangiarlo. Magari quando abbiamo un pochino. Oh, chiudi. Quando abbiamo un pochettino più fame, almeno non sprechiamo il cibo. Allora, adesso volevo andare a vedere che mi è venuto in mente che potrebbe essere il pesce. Cioè, il pesce. Oh mio Dio, quanti creeper! Il vetro. Poi sono tre. No, 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 no. Perfetto. Manco una polvere da sparo. Tirchi. E voilà. Ma siete tutti così tirchi? Ma io non lo so. Ok, proviamo a mangiarlo tra uno, tra mezzo, ok? Cioè, ma adesso mezza cosciolata di pollo? Forse non era quello il suo utilizzo? Vabbè, fa niente, poi ripescheremo. Io ho la mania di tenermi sempre pieno di cibo, per cui facciamo il cibo. E allora... Chissà perché questi di qua sono cresciuti prima. Boh. Ah, a proposito, dalla 1.8 forse l'ho già detto, ma lo ripeterò, che i villici lavoreranno, diciamo, anche loro alle coltivazioni. Questa mi sembra una cosa molto, molto abbastanza giusta, perché hanno gli orti, non li lavorano, e questo aveva poco senso, molto poco senso. Quindi, ecco. Poi si potrà fare un sistema che ho visto da un video per raccogliere, in pratica loro lavorano, voi raccogliete i loro frutti. Cioè i frutti nel senso di quello che fanno, i frutti del lavoro, non i frutti degli ortaggi. E magari poi vedremo. Allora, vediamo. C'era del Dark Oak però qui. Allora,
Boh, guardiamoci un po' di paesaggio. Sta venendo bello il nostro mondo, anche se... Là, il portale del Nether. Passiamo per lo scarico del gabinetto. Ecco. Il portale del Nether vorrei farlo magari o nascosto, proprio che non si veda da là in alto, o se proprio bisogna farlo vedere, adesso vediamo. Farlo vedere un po' di più, magari far vedere, non dico l'ossidiana che è nera, sta male, ma magari un po' più di... Vabbè. Qua. Far vedere un po'... È qua dentro? No. Qua, ecco. Sì, si può coprire notevolmente. Perché noi da là in cima vedremo solo poca parte. Magari scavare questi blocchi qua già potrebbe far cambiare molto la vista. Poi scavando qui un po' cambierebbe. Perfetto. Così già sembrerebbe meglio. Magari faccio una specie di cosa a parte. Assolutamente. Così non ci sta bene. E allora, così al massimo. Neanche uno, basta. Mi avanza. E magari qui mettere giusto 3 cubetti di terra per far sembrare l'entrata un po' più bella, diciamo, in questo senso. Anche una specie di sottopassaggio comodo, cioè comodo mica tanto, comunque vedremo. Poi magari fare ah, ecco, qui dovevamo anche mettere qualcosa di abbellire. Io ho già pensato una cosa, guardate come sta bene. Non ce la metterete, non la mettereste anche voi? No. Cosa si ci può mettere? No. No, i lapislazzuli serviranno. L'oro? No. Presto no. Decisamente ci sta bene, ma dovremmo prima fare delle zucche. Ah, no, ce l'avevamo già i semi. Che furba. Vabbè, facciamo così. Ok, mettiamo questo qui. Potremmo anche fare una torta, ma non mi sembra il caso. Allora, io direi di iniziare a fare un po' di librerie. Abbiamo dei libri. Prendiamo del legno inutilizzato, tipo quello di acacia, che ne abbiamo tanto e a me non piace assolutamente, per cui direi di utilizzare questo tipo di legno. E facciamo così, anche se 14 saranno tanti. Ok, vengono 6 bookshelf. Stavo pensando... Librarian. Molto bene. Se per caso farlo anche questo... Qui c'è un posto che mi piacerebbe molto, ma stavo pensando più a qui dentro, interno. Però anche qua una bella cupola naturale. Magari a dirla tutta l'allungherei di uno, perché almeno c'è un centro. Così almeno possiamo mettere tutte le librerie anche qui. Tutte librerie all'esterno e all'interno mettere il nostro enchantment table. Molto bene, abbiamo finito il piccone. Allora, molto bene, sì, molto bene. Metterei queste magari un cubo più in dentro. Meno male che era da mettere lì. Solo? Ma sì, direi che ci stanno bene. Dobbiamo prendere, allora, qui minimo scavare ancora così e metterne un po' di più, assolutamente sì, perché almeno abbiamo l'enchantment massimo che è 30. E allora,
Poi sopra magari anche di terra lo lascerei, però questo qui sta molto male. Preferirei metterlo tipo qua e uno qua per fare la pari. Però forse a questo punto anche uno di sopra per non lasciarlo troppo. Ecco, infatti, qua fa molto naturale. Appunto, tagliamo la testa al toro. Allora, dovremmo fare. Stavo pensando di mettere magari, dato che qui c'è l'acqua e si propaga qui, qui mettere le piante di zucca. Una, due, tre e quattro. No, una, due e tre. E qui mettere tipo le slab o dei carpet, almeno possono nascere solo sopra lì e lo utilizziamo come quello lì. Non so. Abbiamo riempito quasi tutto lo slot di terra e ci serve della pelle. Poca pelle, molto poca pelle. Cosa ho combinato? Niente. Allora, carta. Questo non è un problema. 3, 6, 9, 12, 15. 15. Le sugar cane, se noi ce l'abbiamo, ovviamente, se da qualche parte, vero? Sto venendo il dubbio. Non così. Va bene. Tanto dovrebbero venire. Sì. Ancora. Perfetto, abbiamo 7 libri. Facciamo un po' così. Tac, 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 tac. Allora, ne abbiamo ancora due. Possiamo fare. Vabbè, il legno tanto non è un problema. Prendiamo ancora. Lasciamone una. No. Pensavo di finire la pelle io, non i libri. Cioè, non la carta. Boh, meglio. Meglio a dirla tutta. Ok, abbiamo fatto altre tre librerie. Tutto questo casino per altre tre. Boh. Sì. Quindi andiamo a prendere almeno della canna da zucchero, se sappiamo ancora dov'è, cioè se l'abbiamo piantata. Mi sembra di ricordarlo. O no? Mi sto venendo tanto il dubbio di non averla piantata. No, ma io la devo aver piantata. È una delle mie prime cose che faccio, piantare la canna da zucchero e piantare l'orto, cioè piantare l'orto. In che senso? Di piantare, di fare l'orto, piantare la roba. Ah, eccole là. No, non sono. Oh sì. Sì, no. Boh, andiamo a vedere. Intanto mettiamo queste tre. Dov'è? Qua. E direi anche di dormire un pochettino. No. Potrebbe avere poco senso la cosa che ho appena fatto. No, qua nemmeno. Qui. Perché se in pratica si mette una torcia, il potere. Ma porca miseria! Ho fatto pure un salto. Il potere della libreria, diciamo che svanisce un po'. Qui. Si possono fare anche per così? No. Ci pareva. Così, così. E la mettiamo qui. A posto. Andiamo a dormire. Mettiamo questa qui, questo qui. Anzi, prima vorrei vedere se ci abbiamo delle barbabietole. Sì, va bene. Barbabietole. Delle canne da zucchero. Non mi pare. Ma stiamo scherzando? Andiamole a piantare. Ma io ero convinto di averle piantate da qualche parte. Ancora. Sì, perché l'ho registrato di seguito questo episodio. Quello delle pozioni. Creeper, buongiorno. Io vado dalla parte opposta. Zombie, buongiorno anche a te. Ma quanti creeper ci sono? Cos'è sto bug? Sto glitch. Ok, non mi pare di vedere canne da zucchero. E questo potrebbe anche.
dirmi che non le avevo piantate. Infatti, peccato perché avrei voluto. Intanto andiamo a piantare. Sì, a piantare. Mettere l'enchantment table. Qua c'era un po' di sabbia, potevamo prenderla. Però ho finito quasi la pala e non ho voglia poi di ricraftarmene un'altra. Guardate che bello che si vede di qua il monte. Ecco, inizia a intravedersi bene. Eccolo là, innevato. Oh, mouse. Ok. Questa era colpa del mouse. Mi sa che a breve dovrò sostituirci le pile. Magari rimettiamo l'F1. Che tasto schiacciato? Photoscreen, bene. Ok, ah, è così presto? Mi sembrava più tardi. Questo episodio sì, lo sto registrando di seguito all'altro. Calcolate 8 minuti, trovate il tempo in cui ho registrato l'altro. Se vi interessa molto. Probabilmente no, però. Giusto per dire qualcosa. Comunque, adesso vorrei mettere l'enchantment table a vedere. Sono molto curiosa se bastano le librerie per arrivare a livello 30. Spero anche di sì. Spero. E penso anche a dirla tutta, che bastino. E vieni qua. Intanto, prendiamo 1, 2, stack e 48. Prendiamo 3 blocchi di coal, quindi sono 8 solo per una, poi 8 per l'altra, quindi 8 e 8, poi 8, 16, 24, 32, 48, 5, 1, 2, 3, 5, 5 per 8, eh no, 5 per 8 non fa 48, 6 per 8 fa 48, calcoli. Problema. Abbiamo una fornace in meno. Fa niente, cuociamo prima il ferro che è più importante. E poi cuoceremo l'oro. Intanto mettiamo via il legno, la pelle e basta. Andiamo intanto a posizionare questo enchantment table. Penso che se la versione di Minecraft 1.18, no, sì, 1.18, 1.8 verrà diciamo a breve. E vorrei aspettare e incantare perché perderei diciamo soprattutto dei livelli. Adesso che ci sia tutto che manchi, non mi interessa, io tiro l'acqua, tiro lo sciacquone. E è già cresciuta? No, l'avrò piantata, scusa. Ecco, bene. No, ho perso pure la canna da zucchero, però. Vabbè, tiriamo l'acqua. Bello sto sistema, mi piace. Anche se è semplice e utile anche. Cioè, anche se è semplice e utile, ho impostato male la frase. Ecco qua, stacchiamo l'acqua. Ah, pensavo di più di 63. Non mi direi che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 per 6, 9, 18, 27, 9, 18, 27, 36, 45, 54. 55, 56, 57. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Mai fatto apposta. Ve lo giuro, non l'ho fatto apposta. Potevo anche vedere col calcolo dei semi. Però un po' di tabelline ci vogliono. Se no, ce le dimentichiamo. Poi l'insegnante di matematica si arrabbia. Ok. Ok, 1, 2, 3, sì, proprio 64. Perfetto, abbiamo avuto un guadagno netto di 33 semi e 63 queste, in poche parole, pannocchie.
Allora, adesso quindi faremo un po' di spazio, diciamo, per questa roba. Anzi, io farei non una cesta apposta, però farei, diciamo, così. Perché ne utilizzeremo, cioè faremo davvero molto. Penso che questo qui lo riempirò tra 40 episodi, ma non mi interessa. Mi interessa staccare bene la roba. E mi sono appena accorto che ho fatto una cavolata, perché quando mai la utilizzerò tutto questo spazio? Se non mai. Mai. I semi. Anche i semi farei una riga. Perfetto. I semi già se ne prendono di più. No, di meno. Di meno. Di meno, di meno. Allora, qui siamo a... Io pensavo di salire di più di livello. Ok, e ok. Abbiamo 44 pezzi di ferro. Chiudiamo la porta che entra freddo. A parte che ha dei buchi che... se non entra freddo dal di lì, ah, per uno. Qui dentro dovremmo averne almeno uno. Sì. Perfetto, i nostri primi blocchi di ferro. Ferro. Vediamo che belli, sì, sono stupendi. Allora, vediamo di fare una bella cosa. Noi abbiamo, e sempre sbaglio chest, mi servirebbe una cesoia che noi non abbiamo, ma abbiamo il ferro. Ne abbiamo messo, allora mettiamo via di nuovo questo che... No, no, no. Salute. Me la sto dicendo da sola perché sto da solo, perché sto per starnutire? No, mi è passato bene. Quando, almeno io uso questo metodo, quando mi viene da starnutire, guardo verso la luce, anche se non ce n'è più molta, a dire la verità, però guardo verso la luce e mi passa. E poi ditemi anche voi magari come fate, giusto per qualche commento, giusto da sapere che non ricevo più commenti. Visualizzazioni, sì, le vedo, però non vedo di commenti, diciamo, mi preoccupo un po', dico, non mi seguono più, non mi se ecco, buonanotte, volevo prendere le carote. Da quando in qua noi abbiamo una mucca davanti casa, non me ne sono mai accorto. Boh, è anche un polipo nello sta due, nello stagno. La porta. Le pozioni non mi piacciono, cioè mi piacciono messe così, sembra, fanno diciamo bello. Allora facciamo dei carpet che qua non si possono fare. È sempre quella del cibo, apro. Visto qualcosa, era una pecora. Facciamo un po' di carpet, ne dovrebbero venire, si potevano fare, vabbè, fail, sempre. Ecco, non va bene qui. Bianco, non so quanto possa starci bene, ma piano. 1, 2. Facciamo ancora un po'. Quindi qui li metteremo. Qui no, qui sì. Facciamone ancora 3, che sono giusti quelli che ci servono. 1, 2. Non è vero, non ce ne servono 3. Perfetto, qui pianterei la zucca. Allora, mettiamo via questi e prendiamo la zappa e anche i semi di zucca, 3 ne servono. Perfetto. Allora, dovrebbero essere 3 cubi perché l'acqua dovrebbe essere... cioè 4. L'acqua è qui, quindi 1, 2. Sì, ci arriva benissimo. Se poi ci guardavo l'avevo anche già bagnato. Va benissimo, per cui per questo... Devo imparare a mettere la roba nella cesta giusta. Per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un mi piace e a commentare. Mi raccomando, commentate. Da Denet.